Mi risulta difficile prendere la parola dopo due bellissimi interventi, quindi grazie mille per le vostre testimonianze e parole. Io sarò molto sincera, ho provato a cercare le parole giuste per introdurre questo evento. Non me ne sono venute sinceramente in questi giorni. Perciò, però avevo più domande che risposte. E in questo la letteratura mi ha aiutato, perché erano le stesse domande che si faceva un uomo che nacque a Kiev. Ve le leggo così. Tutto passa. Passano le sofferenze e i dolori. Passano il sangue, la fame, la pestilenza. La spada sparirà, le stelle invece resteranno. Persino quando dalla terra saranno scomparse le ombre. Persino dei nostri corpi e delle nostre opere. Perché non rivolgiamo lo sguardo alle stelle? Perché? Se siamo qui questa sera, credo che sia per ricordarci che alla fine siamo esseri umani sotto lo stesso cielo e se, come diceva Kerouac, l'indifferenza è un crimine, anche il silenzio è una forma di tolleranza. Quindi ci proviamo magari stasera contrapponendo la conoscenza all'ignoranza, la bellezza alla prepotenza e all'arroganza. Laura prima ha parlato magistralmente di poesia. Io oggi vi propongo un altro autore ucraino che è Alexandre Korotko. Grazie mille. Questa è la copertina del libro, della sua ultima pubblicazione. È un autore che ha all'attivo già 30 pubblicazioni, è vincitore del premio dell'Accademia Miai Eminescu e del premio L'Amour della Liberté. Ma maggiori informazioni le potrete trovare sul suo sito. Vi parlo di questo romanzo, Ragazzo di Luna, che è difficilmente etichettabile, persino per il prefatore stesso, perché è una novella, è un romanzo, è perplesso, ci sono delle perplessità nel definire, nell'etichettare quest'opera. Senz'altro però solo un poeta poteva far fluire dalla sua penna una prosa tale. Perché? Perché solo un poeta poteva tratteggiare le logiche di inclusione, anzi di inclusività. E allo stesso tempo definire cosa sia l'esclusione. Nell'opera infatti vivono e convivono personaggi come giornalisti, uomini d'affari, politici, che vagano in una dimensione sonnambula, torbida, lunare, da qui anche ovviamente il titolo dell'opera. Una dimensione che richiama le atmosfere dei dipinti di Friedrich. Gli uomini d'affari del ragazzo di Luna sono persone di un'epoca di transizione. Desiderano amare, dormire, complottare per poi morire. Il denaro, a differenza di quanto si potrebbe pensare, è fine a se stesso. L'autore si sofferma sulla dimensione sonnolenta in cui operano i personaggi, ma propone anche il rimedio. Bisogna interrompere il sogno e svegliarsi. E per fare questo ci vuole coraggio. Si può interrompere il sonno e il sogno solamente attraverso l'uso dell'intelligenza e della conoscenza. Eppure ciò ci spaventa, come dicevamo, richiede coraggio.